Petritoli è un grazioso borgo collinare in provincia di Fermo, a metà strada tra mare e le zone montane interne. Ciao amici, oggi vi conduciamo per le viuzze di un incantevole borgo medievale, Petritoli. Accediamo al paese passando dall'antica Porta Petrania, attraverso tre peculiari archi ovali in stile neogotico prettamente ornamentali che collegano i due torrioni e l'antica cinta muraria del 400, uno dei simboli caratteristici del borgo. Giungiamo nella oblunga piazza Mazzini, dove si affacciano importanti edifici come l'ex convento delle Clarisse, convertito nel palazzo comunale, la chiesa di Sant'Andrea, la chiesa di Santa Maria in Piazza, la biblioteca comunale e l'antica stamperia. Salendo per delle scale intravediamo l'ottocentesca torre civica in piazza della Rocca, costruita sopra l'obelisco romano di Santa Maria del Castello dall'architetto Giovanni Battista Dassi. La torre, alta oltre 40 metri, ha il basamento quadrato a bugnato e viene sormontato da un corpo esagonale. La torre è alta oltre 40 metri. Proseguiamo verso il Borgo Vecchio, la zona più suggestiva e caratteristica, con la vecchia cinta muraria molto ben conservata e un formidabile belvedere su tutta la vallata. Riscendiamo e torniamo verso Piazza Mazzini. Proseguiamo verso Via Anatolia, dalla parte opposta del paese, fino a raggiungere il Teatro dell'Iride. Davanti a noi poi svetta lo spettacolare Palazzo Vitali Rosati, edificato nell'Ottocento in stile gotico veneziano fiorito. La facciata è arricchita da bifore e pinnacoli sommitali, tipiche della città lagunare. In fondo alla via troviamo la monumentale chiesa in onore di Santa Anatolia. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like. Se hai suggerimenti, scrivi un commento. Seguici per essere sempre informato su aggiornamenti e novità.